Allora, voi state intraprendendo un viaggio molto particolare, di che si tratta? Beh, diciamo, noi è 5 anni che viaggiamo con i nostri asini, quindi abbiamo deciso di camminare con loro. Il primo viaggio era l'idea era di camminare da casa a casa, quindi dall'Italia fino in Svezia, perché Elena è svedese. E ora ci troviamo qui in Abruzzo, dopo 5 anni, perché siamo andati in Svezia, siamo ritornati in Italia, tutto parte dall'Alta Toscana e poi nel 2019 siamo scesi in Puglia, nel 2020 è arrivato Covid e noi siamo rimasti nomadi all'interno del territorio pugliese e quest'anno ci siamo rimessi in cammino per tornare verso la Toscana e eravamo passati da qui, da Casalincontrada, nel settembre del 2019 e ora ripassiamo di qua. Mi dite i vostri nomi? Certo. Allora, partiamo dai protagonisti, Tony, l'asino grigio, Sì. l'asina bianca Aurora Alba, io mi chiamo Carlo, Elena e adesso c'è anche una cana bianca che si chiama Amapola, che è arrivata in Puglia, si è unita alla carovana in Puglia. Allora vado un attimo da Elena, se mi permettono loro. Perché il motivo di questo viaggio? Cosa vi ha spinti a questa avventura? All'inizio, quello che ci ha spinto, diciamo, per fare quel cammino dall'Italia fino in Svezia era di rallentarsi un po', perché tutti sono obbligati di correre, ma non siamo dove corriamo, diciamo. Poi era anche un pensiero sull'inquinamento, perché abbiamo volato tanto fra i nostri due paesi, costava poco all'epoca, ma si inquina tanto. E così abbiamo detto, dai, camminiamo da casa a casa. Era un scherzo, non era. Ma poi abbiamo detto, ma lo facciamo, non è impossibile. E poi abbiamo fatto tutto il progetto, poi abbiamo detto. Ok, il primo giorno di sole di marzo partiremo, era 2016 e siamo partiti e abbiamo detto fra di noi, se arriviamo nel prossimo paese va anche bene, ma è andata bene. E ora 5 anni dopo siamo qua.